Buongiorno e ben ritrovati a Storie Vere. Emma, con i suoi 114 anni, è stata scelta come simbolo di tutte le donne d'Italia. Venerdì, domani, le verrà consegnato il conio, il primo conio rosa dell'Expo 2015 dal coordinatore Moneta Expo 2015, Sandro Sassoli. Allora, è la donna più vecchia d'Europa questa signora qua. Esattamente, la donna buongiorno, più longeva. Ben arrivato. Buongiorno, buongiorno. Ma è un onore poter avvicinare un simbolo così importante, perché è la donna più anziana d'Italia e d'Europa, è un po' la decana di tutte le donne, questa diciamo. Questa signora. Che ha un ottimo, mi dicono, io la incontrerò, ma dicono che ha un'ottima attitudine, è una persona che sa mangiare bene e sa pensare bene, sa pensare positivamente. E questo mi sembra che sia vitale proprio per avere una vita lunga e felice. Allora, questa signora che stiamo vedendo è una signora che ha avuto anche una vita difficile, vero, certo, Sandro? Certo, ha avuto una vita travagliata, è stata mamma, ma addirittura so che le è morto il suo figlio all'età di appena 6 mesi, è stata moglie, ma anche lì ha avuto problemi col matrimonio. È una donna che ha vissuto da sola, lavorava in una iuteria fino a quando è andata in pensione, e ora vive ancora sola, cioè ha una nipote che va a accudirla, però è ancora autonoma. Quindi ha 114 anni e 97, anzi avrà il giorno della festa della donna 98 giorni. No, è bello perché è in Italia, certo. Tutta Europa l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata, è in nostra. In Italia, è nostra. Questo è il conio dell'Expo, sì. La moneta rosa, sì, è una sì, bellissima sì. iniziativa in occasione dell'8 marzo, della festa internazionale. Esatto. Esatto, donna. È la prima moneta rosa al mondo. Internazionale della donna, esatto. Mi dicevi? Dicevo, è la prima moneta rosa al mondo. Nessuno aveva pensato che per l'onore fosse dedicata un conio speciale. Moneta. Ecco, qua. È tutta rosa nel senso che è stata realizzata da Laura Cretara, che ha fatto le più belle monete della Repubblica, autrice dell'euro italiano e prima donna incisore al mondo. Poi si ispira al progetto dell'Expo Milano 2015, We Women for Expo, voluto dalla Presidente Diana Bracco, è realizzata da delle donne in un'officina monetaria a Firenze, quindi direi che è veramente una moneta tutta rosa, in tutti i sensi. Bene, grazie, ti chiedo di rimanere con noi durante grazie. Tutto il corso della nostra puntata, avremo e racconteremo storie straordinarie di donne davvero molto coraggiose.